2,5 che sono enormi, e da quel momento lì anche l'assessora all'urbanistica si è interessata, perché iniziava a pensare, ok, aglioli verdi, no? Quindi questo è quello che piace a noi, cioè vedere un'onda che si allarga, no? Semplicemente vedere anche le persone che vogliono far parte di uno sciame, che vogliono far parte di un nuovo progetto. E poi sì, stiamo finalmente costituendo la nostra APS, perché dopo tanta fatica, inizia, smetti, bloccati, riprendi, finalmente abbiamo trovato un buon gruppo con cui poter diventare una situazione di promozione sociale e poter ampliare ancora di più la nostra azione nella città. Questa è la nostra idea di rete. Perché fare rete? Un po' quello che abbiamo detto fino adesso. Scambiare le conoscenze è la prima cosa, no? Come le api, no? Che si dicono dove andare a fortinare, la stessa cosa, scambiare le conoscenze, la propria esperienza, le buone pratiche, sapere che per esempio in un quartiere sta succedendo quella cosa lì buona, no? Non so, un nuovo piano sociale, un nuovo orto sociale, un nuovo progetto particolarmente ecologico, no? Promuovere, ovviamente, ma non soltanto l'agricoltura, promuovere tutto quello di bello che si può fare in città, educare, ovviamente, educare a beni comuni ed altro, responsabilizzare, come abbiamo detto prima, i cittadini, sia da agricoltori, sia da semplici fornitori di spazi verdi, ma responsabilizzarli rispetto a quello che abbiamo attorno, no? Quindi non lasciare che tutto quanto succeda in città e dire ah, non cambierà mai nulla, fare in modo che il cittadino diventi anche attivista, anche per il proprio orticello davanti a casa, ma che diventi attivista, quindi non lasci andare soltanto tutto quanto lo sfacello con la mano. Aiutare i nuovi agricoltori è veramente molto importante e sì, attivare nuovi percorsi di rigenerazione urbana. Lì c'è una piccola mappa che abbiamo messo di quello che, no? Di quello che vogliamo fare, a chi ci stiamo rivolgendo, quindi dalle associazioni, alle università, ai municipi, per far capire che comunque l'agricoltura urbana deve essere un'esperienza aperta, non deve essere una cosa spot di un piccolo gruppo che pensa che improvviso io cambierò il mondo perché ho messo 3 anni qui e poi magari me ne frego delle armi, me ne frego tutto il resto. L'agricoltura urbana è un po' secondo noi, è un po' il cavallo di Troia. Portare un qualche cosa in città che poi, in questo caso, non distrugge la città, ma anzi la feconda, no? Con nuova vita, con nuove idee. Insomma, più o meno quello che vedete lì. Questo è tutto, questi sono i nostri prossimi appuntamenti. Facciamo parte del comitato che si sta occupando del convegno dell'organizzazione di agricoltura di API Didattica a Roma, appunto la didattica pensiamo che sia essenziale. Tu vuoi dire qualcosa in più sulla didattica? Fatto, se volete partecipare siete assolutamente tutti invitati, perché è un convegno nazionale, quindi ogni anno si fa in una città diversa. Spesso e volentieri è stato al nord, quindi siamo riusciti a portarlo quest'anno a Roma e insomma diffondete la notizia, 10-11 novembre, vi aspettiamo a Roma.